Buongiorno, io sono Lino Caligaro e oggi vi parlerò degli impianti nelle case ad alte prestazioni. La mia presentazione sarà rivolta ad un aspetto più economico-finanziario che non sotto l'aspetto tecnico e punterà più a capire la convenienza dell'installazione di alcuni impianti che si realizzano nella casa ad alte prestazioni. Però prima di tutto vi devo informare di alcune note tecniche, se ci sono dei problemi durante la trasmissione potete, ad esempio se avete dei problemi sul video, potete seguire la presentazione solo in modalità audio, bloccando la modalità video con il pulsantino che trovate alla vostra, in basso a destra. Altra nota tecnica, se per qualche motivo uscite dall'aula e poi dovete rientrare, dovrete semplicemente rifare la procedura di ingresso con login per la procedura appunto di accesso. Altra nota, potete sottoporre delle domande, anzi, ben vengano domande in modo che così possiamo aprire una discussione. Io cercherò di fare questa presentazione a blocchi di prodotto, e pertanto le domande voi le potete fare durante la presentazione. Io cercherò di rispondere verso la fine del blocco, in modo che così rispondo a tutto quello che è inerente al settore appunto appena illustrato. E pertanto seguite queste indicazioni, potete scrivere all'interno della chat e premendo l'icona invio a me comparirà la vostra domanda a cui cercherò di dare risposta. Perfetto, pertanto iniziamo con la presentazione. Come dicevo, gli impianti nelle case ad alte prestazioni. Perché? Tutto nasce dal fatto che le case di nuova concezione sono molto isolate. Troviamo degli involucri, e per involucro intendo il muro, il tetto, il serramento, molto performanti. Pertanto, l'impianto dovrà essere sempre più piccolo a livello di potenza, però dovrà comunque garantire un certo comfort all'interno dell'abitazione e dovrà dare appunto sia l'apporto climatico invernale che estivo. Pertanto la preoccupazione degli impiantisti è di dare comfort sia estivo che invernale. Pensate che nelle case passive, quelle più estreme come performance di involucro, l'impianto diventa semplicemente l'apporto solare. Dunque, in inverno questa casa viene riscaldata semplicemente con l'apporto solare che viene gestito con, ad esempio, le tapparelle, alzando le tapparelle quando c'è sole, chiudendole di notte per evitare la dispersione notturna e avanti. Pertanto l'impianto all'interno di queste case è molto molto delicato. Se pensiamo a qualche anno fa, 10 anni fa, 10-20 anni fa, quando si facevano gli impianti di riscaldamento a pavimento con la caldaia, lo si accendeva in ottobre e lo si spegneva a marzo. Praticamente tutto l'inverno questo impianto erogava perché comunque la casa disperdeva e dunque io tanto davo, tanta energia immettevo dentro l'abitazione, tanta ne usciva perché la casa disperdeva. Adesso le cose sono di molto cambiate e difatti bisogna fare molta attenzione anche all'inerzia che l'involucro ha per dimensionare un corretto impianto. Allora, quest'oggi io vorrei soffermarmi su alcune tipologie impiantistiche, perché ovviamente ce n'è
talmente tante che non è che nel corso di un'ora riusciamo ad illustrarne più di tante. Dunque, mi sono un po' concentrato su quello che è il fotovoltaico, ma non tanto il modulo fotovoltaico o l'inverter, ma mi concentro sulla gestione dell'energia dell'impianto fotovoltaico e pertanto lo scambio sul posto, perché mi rendo conto che questo meccanismo di scambio tra l'utente e la rete è ancora un po' sconosciuto, pertanto cercherò di illustrare come funziona lo scambio, sia da un punto di vista proprio elettrico, di kilowattore, sia da un punto di vista economico, cioè di euro. Poi farò un piccolo accenno sugli accumuli, perché adesso è arrivato il momento di pensare anche ad un accumulo elettrico da abbinare all'impianto fotovoltaico. E poi alcuni cenni sulla geotermia, che comunque resta uno degli impianti più performanti che esistano tuttora, però assai sconosciuta e poco utilizzata, e il ricambio d'aria, che invece sarà un po' l'impianto del futuro. Bene, pertanto iniziamo un po' partiamo col sondaggio. Allora, inizialmente vorrei capire che tipo di pubblico siete, cioè che tipo di impianti avete a casa, se avete una caldaia a metano piuttosto che a GPL o a gasolio, a legna pellet. Potete mettere semplicemente la vostra risposta, giusto così inquadro un po' il pubblico, se avete già ad esempio degli impianti di solare termico installato, del fotovoltaico o già del ricambio d'aria, perché la casa è di recente costruzione. Vedo che Davide mi fa la prima domanda, che intanto che rispondete a questo breve questionario, io rispondo a Davide che mi chiede: le case passive sono tipo quelle di Casa Clima? Esatto. Casa Clima ha fatto una classificazione delle case, la C, la B, la A, e la passiva, la Oro, è proprio così, cioè la migliore è proprio considerata la casa passiva. Che poi il protocollo sia quello di Casa Clima o quello di Passive House cambia poco, però sostanzialmente è questo. Allora, vediamo se qualcuno mi ha risposto alle domande. Vedo che quasi tutti avete una caldaia a metano e vedo che qualcuno ha anche una pompa di calore. Ok, va bene. Allora, nessuno di voi ha l'impianto fotovoltaico, pertanto adesso vi spiegherò se volete valutare l'installazione di un impianto fotovoltaico, cercheremo di capire un po' come girano i soldi e l'energia installando un impianto fotovoltaico. Bene, direi che il sondaggio l'abbiamo fatto, proseguiamo con la nostra illustrazione dell'SSP, cioè scambio sul posto. Normalmente una casa che non ha l'impianto fotovoltaico scusate che prendo la freccetta così, vediamo se riesco. No, non riesco a spostarla. Scusate un attimo. Allora, eccola. Allora, normalmente l'impianto di casa è collegato ad un contatore Enel che è sulla strada, comunque alla portata del tecnico Enel. Questo è collegato al vostro quadro di casa, a cui poi sono collegate tutte le utenze. Se io acquisto oggi 50 kWh, i 50 kWh li trovo in bolletta e li pago. Ho messo un costo euro kWh di 0,22, che è più o meno un costo medio. Adesso le tariffe con il 2018 cambieranno, pertanto chi consuma di più pagherà meno la corrente e viceversa. Comunque, tendenzialmente una famiglia media paga la corrente 0,22 kWh.
di acquisto. Dunque, questa è la situazione tipica di chi non ha l'impianto fotovoltaico. Nel momento in cui io installo un impianto fotovoltaico, la prima cosa che viene fatta è la programmazione da parte dell'Enel del contatore, quello che c'è in strada, cioè questo contatore qua verrà riprogrammato per leggere sia in ingresso sia in uscita, perché poi con l'impianto fotovoltaico voi cederete, immetterete corrente all'Enel e pertanto il contatore registrerà queste emissioni. L'impianto fotovoltaico sarà connesso, il cosiddetto parallelo, viene fatto in una posizione, diciamo così, intermedia tra il quadro di casa e l'Enel. Benissimo, in queste condizioni, nel momento in cui abbiamo l'impianto fotovoltaico che sta producendo, pertanto c'è il sole, noi stiamo producendo 100 kWh, se io ho una lampadina che mi consuma 20 kWh, me li prende direttamente dal fotovoltaico. Questo è il cosiddetto autoconsumo. Cioè, io accendo la luce durante il giorno, intanto che produco energia elettrica con l'impianto fotovoltaico, io consumo questa corrente. Pertanto, in questo momento io non avrei neanche bisogno di essere collegato all'Enel, perché autoconsumo. Tutto quello che è l'eccedenza, cioè gli 80 kWh, vedete sotto, è immissione. Pertanto viene letta dal contatore come emissione, è vostra. Il contatore dell'Enel pertanto registra questa emissione. Cosa succede poi? Di notte il sole non c'è più e io prelevo 50 kWh. Abbiamo considerato un prelievo notturno di 50 kWh che come prima continueranno ad arrivare in bolletta. Pertanto i 50 per 0,22 euro ogni kWh continueranno ad arrivare in bolletta, però io glieli avevo dati perché ne avevo dati addirittura 80. Dunque, e qua inizia il meccanismo dello scambio sul posto, questi 50 che io ho prelevato mi vengono restituiti, cioè mi vengono rimborsati dal GSE con un bonifico, viene fatto proprio un bonifico sul vostro conto corrente a rimborso di quello che è la corrente che voi avete pagato. Chiaramente l'importo che viene riconosciuto per il rimborso è più basso rispetto a quello che avete pagato. Io indicativamente ho inserito uno 0,13 euro ogni kilowattora prelevata. Il rimborso è in funzione di quello che voi pagate la corrente, cioè se voi la corrente la pagate 28 kilowattora, presumibilmente, probabilmente il rimborso sarà di 15-16 centesimi ogni kilowattora. Diciamo che questo esempio è abbastanza standard, cioè con il pagamento a 0,22 e il rimborso a 0,13. Pertanto, altra cosa, chiaramente io ho un credito perché ne avevo immessi 80 e dunque ho un credito di 30 che posso decidere che cosa fare. O lo tengo a credito e dunque negli anni successivi, negli anni futuri, andrò a assorbire questo credito, oppure decido di farmelo pagare anno per anno. Il problema della vendita è che è ad un prezzo molto basso, cioè lo 0,5 centesimi ogni kilowattora è proprio il costo della materia prima energetica sul mercato. Pertanto viene veramente riconosciuto poco. In più questo valore che vi viene dato come vendita deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi, pertanto ci pago anche sopra le tasse. Dunque, diciamo che vedendo un po' nella globalità quello che succede con l'impianto fotovoltaico è un po' questo, ovvero 100 di produzione, 20 di autoconsumo, 50 di prelievo, 80 di emissione e 30 di credito. Questa è un po' la situazione globale che ho riassunto nella slide successiva, dove si evidenzia che i 20 di autoconsumo, questi è un risparmio secco, cioè io risparmio 0,22 centesimi ogni kilowattora, è un risparmio
secco, mentre con lo scambio sul posto, dove pago 22 ma mi rimborsano 13, quell'energia lì in realtà mi è costato 0,9 euro ogni kilowattora. Dunque, anche consumare di notte con un impianto fotovoltaico comunque è conveniente, perché la corrente di fatto la pago meno. I 30, che sono il credito, restano appunto a vostra discrezione se lasciarli a credito oppure metterli in vendita e farveli monetizzare. Da questa schermata si capisce subito che un impianto fotovoltaico deve ottimizzare, o direi meglio, massimizzare il risparmio secco, cioè i 20. Devo cercare di aumentarli il più possibile, e i 30 che è il credito invece devo cercare di azzerarli, perché avere credito all'infinito non serve a nessuno. Pertanto, a questo punto io aprirei un attimo la sezione domande. Vediamo Carla cosa mi chiede. L'impianto lo possono fare solo chi è proprietario, no chi è in affitto. No, in realtà lo può fare anche chi è in affitto. È chiaro che lo fa sul tetto non suo. Dunque, nel momento in cui uno decide di andarsene da quell'appartamento, o lo smonta e se lo porta via, oppure glielo vende o regala al proprietario. Questo poi è una decisione che. Però è possibile farlo anche in affitto, cioè l'impianto fotovoltaico viene collegato al contatore. Dunque, se il contatore è intestato a me, che sono in affitto, io l'impianto lo intesto a come affittuario dell'appartamento, non c'è nessun problema. Allora, Yasmin mi chiede invece, cioè devo cercare di consumare il massimo durante il giorno per risparmiare il più possibile. È proprio così, è proprio così. Difatti, le abitudini di consumo delle famiglie che intendono installare un impianto fotovoltaico devono un po' ribaltarsi, perché con le tariffe biorarie, ovvero quelle che di notte la corrente costa meno e di giorno costa di più, solitamente le persone sono abituate a fare la lavatrice, a fare tutto quello che è il consumo elevato, farlo di notte. In presenza del fotovoltaico, questa abitudine deve ribaltarsi e dunque uno cercherà di aumentare i consumi diurni, chiaramente quando è bel tempo, perché quando piove l'impianto fotovoltaico produce poco e pertanto se faccio una lavatrice a mezzogiorno in una giornata invernale con pioggia, probabilmente la corrente la compro comunque. Pertanto bisogna un attimo adattare gli usi, le abitudini di utilizzo dei vari elettrodomestici. Poi nel proseguo della presentazione darò anche dei suggerimenti di come aumentare l'autoconsumo. Aldo mi chiede, quindi conviene consumare parecchio per risparmiare parecchio? Beh, direi che conviene consumare tutto quello che produco. Consumare più di quello che produco chiaramente non ha senso. Ma la corrente a credito posso averla a che prezzo? A 5 centesimi ogni kilowatt ora accumulato, diciamo che è lasciato a credito. Cioè il credito può essere rimborsato solo annualmente. Se io lascio a credito gli anni 2 o 3 anni fa, io quel credito lo dovrò solo consumare, non potrò farmelo monetizzare. Io oggi posso decidere di farmi monetizzare il credito 2017 che mi verrà accreditato sul mio conto corrente a giugno 2018. Ok, poi c'è un meccanismo di come viene anche rimborsato lo scambio sul posto, che il GSE dà degli acconti, poi dà un conguaglio a circa maggio-giugno dell'anno successivo. In quell'occasione, in occasione del conguaglio, se uno ha spuntato il fatto di poter farsi rimborsare anche il credito, allora viene pagato anche il credito. Ok, diciamo che come domande
Le abbiamo viste un po' tutte, spero di non aver dimenticato qualcuno. Bene, allora, ecco qua vediamo che come si fa ad ottimizzare un impianto fotovoltaico, pertanto azzerare il credito e aumentare l'autoconsumo. Abbiamo alcuni suggerimenti di come azzerare il credito, perché il credito, quei 30 kilowattora che avevamo nel nostro esempio, dobbiamo cercare di ridurlo. Per ridurlo, devo cercare di dimensionare la potenza dell'impianto fotovoltaico a seconda di quanto sono i miei consumi reali, presenti o futuri. Perché se io oggi consumo 3000 kWh, ma installando l'impianto fotovoltaico penso di montare delle pompe di calore, comprarmi la bicicletta elettrica, cioè aumentare in qualche maniera i consumi futuri, dovrò prevedere, quantificare questi consumi futuri e sulla base di questi fare il calcolo che adesso vi spiego per cercare di capire la potenza da installare sul vostro tetto. Dunque, nella zona Friuli Venezia Giulia, un impianto fotovoltaico produce per ogni kilowatt di picco, il kilowatt di picco è il kilowatt nominale che io installo sul tetto, cioè il 3 kilowatt che normalmente si installa nelle abitazioni, è il nominale, cioè praticamente in laboratorio questo impianto produce 3 kilowatt. In realtà poi, se sono in Friuli, produrrà X, se sono in Sicilia, produrrà X più sicuramente qualcosa, perché l'irraggiamento in Sicilia è più elevato. Difatti, il conto che viene riportato in questa slide è che ogni kilowatt di picco produce in Friuli Venezia Giulia 1100 kWh anno. In Sicilia, giusto per chiudere il paragone, questo 1100 è 1400-1500 kWh anno, pertanto un buon 30-40% in più di quello che si produce da noi, perché il sole è più alto e perché le giornate di pioggia sono meno. Dunque, cosa faccio? Io prendo il totale dei consumi, lo divido per i 1100 che è la produzione annua qua da noi e si ottiene la potenza da installare. Scusate che ho ancora un'ultima domanda. Quindi, Aldo mi chiede, quindi se la produco e la lascio all'Enel, posso riaverla a 0,5 centesimi, giusto? La lascio all'Enel entro l'anno. Cioè, se io, come vi ho detto, nel 2017 creo questo credito e decido di farmelo pagare, nel 2018 mi viene pagato, ma ad esempio nel 2018 non mi verrà più pagato il credito del 2016. Ok, dunque devo decidere subito se voler farmelo pagare o no. Non posso decidere dopo a consuntivo, devo deciderlo prima. Allora, tornando alla nostra valutazione di come dimensionare l'impianto fotovoltaico, eccovi un esempio che forse chiarirà un po' meglio la situazione. Prendiamo la famiglia Rossi che consuma 4300 kWh anno, faccio 4300 diviso 1100 uguale 3,9. Questo è l'ipotetica potenza dell'impianto fotovoltaico. L'impianto fotovoltaico, come viene creato? Viene creato da una serie di moduli fotovoltaici che ognuno ha una sua potenza. Pertanto io devo trovare, ad esempio, moduli da 300 watt, metterli vicino fino ad arrivare al 3,9. Oppure se ho moduli da 320 o 280, dovrò fare una somma per arrivare ad un totale di circa 3,9 kW. Diciamo che per una famiglia di questo genere l'impianto consigliato va dai 3,5 kW, massimo 4 kW. Se vado oltre, incomincio a generare quel credito che poi effettivamente non so che cosa farmene. Pertanto è meglio leggermente sottodimensionare un impianto in modo da essere sicuro di consumare tutto, piuttosto che fare un impianto esageratamente grande. A differenza di quello che succedeva invece fino a 15
4-5 anni fa, quando c'era il conto energia premiava la produzione, pertanto era un meccanismo di incentivazione sulla produzione. Tot kilowattore prodotti veniva moltiplicato per una tariffa incentivante e pertanto erano dei soldi che entravano, a prescindere che poi, cioè, non interessava se venisse consumata o ceduta questa energia. Ci sono impianti fatti nel 2011-2012 che producono anche il doppio di quanto consumano le famiglie, però avendo un incentivo creano una sorta di rendita. In effetti all'epoca era più un investimento finanziario che non un vero e proprio risparmio energetico. Ad oggi invece sta diventando un risparmio energetico. Come fare invece per aumentare l'autoconsumo? Cioè quel 20 che avevamo nella nostra slide precedenti, possiamo aumentare questo autoconsumo con due metodi: o gestendo lo smart grid, cioè un monitoraggio con gestione smart grid. Smart grid non è altro che un contatto che uno strumento di monitoraggio dà ad un carico. Ad esempio, dopo lo vediamo in una slide successive, quando ho l'esubero di fotovoltaico, ovvero sto producendo 100 e sto consumando 30, ho un esubero di 70, questi 70 io li posso scaricare, invece che metterli in rete, li scarico attivando un carico all'interno dell'abitazione. Questo carico potrebbe essere la lavatrice, potrebbe essere una resistenza su un accumulo, potrebbe essere diverse cose. Oppure l'accumulo elettrico, che è la classica batteria che poi vedremo. Dunque, parlando proprio di monitoraggio con gestione smart grid, è appunto un sistema, vediamo dov'è la freccetta, che eccola qua, che la prendiamo. Allora, questo è il nostro monitoraggio che tramite dei toroidi, questi due segmentini neri che si vedono, leggono in continuazione quanto è la produzione dell'impianto fotovoltaico, no? Dunque, questo toroide legge la produzione del fotovoltaico, questo toroide legge invece quello che è il prelievo dalla rete. Cioè, sostanzialmente il sistema cerca di gestire l'esubero attivando il carico, che potrebbe essere appunto la lavatrice, il ferro da stiro, la TV, posso accendere qualsiasi cosa. È chiaro che tutto deve avere un senso, pertanto accendere una TV quando io non sono a casa proprio non è che abbia molto senso. La cosa più utilizzata è attivare una resistenza collocata in un bollitore di acqua calda, in modo che io possa fare l'acqua calda quando ho esubero di energia elettrica, una sorta di solare termico senza il solare termico, cioè con il fotovoltaico attivo la resistenza. Ok, dunque questo esempio lo riassumo nell'esempio che ho appena fatto: comunque produzione fotovoltaica 100, consumo 30, esubero 70. Con questo esubero 70 attivo l'SG, appunto sta per smart grid, su un carico. Con il sistema di monitoraggio posso decidere quanto è l'esubero, quanto è il carico e che carico attivare, perché posso attivare anche in sequenza non solo un carico, ma uno, due, tre, quattro carichi, quanti ne voglio. Poi è chiaro che è tutto dimensionato a quanto prevedo di avere esubero e quanto sono i consumi di ogni carico. Bene, veniamo un po' all'accumulo. Allora, la domanda più ricorrente che sento dai miei interlocutori, clienti, è: ma posso fare un impianto fotovoltaico predisposto all'accumulo? È una domanda,
frequente, ma a cui la risposta è un po' difficile, nel senso che i sistemi di accumulo ad oggi non sono standardizzati, pertanto ogni azienda fa la sua tipologia di batteria e il suo sistema di accumulo, di gestione di accumulo. Alcuni sono installati in DC, cioè in corrente continua, altri in corrente alternata, altri utilizzano un inverter interno, altri ancora un inverter esterno. Dunque, dire che ad oggi fare un impianto predisposto per montare una batteria tra 2 anni è pressoché impossibile, nel senso che l'evoluzione tecnologica in questo campo è un po' quella che c'è nei telefonini. Dunque, ogni 3-4 mesi abbiamo un aggiornamento di firmware, abbiamo un aggiornamento di prodotto, abbiamo un aggiornamento di tecnologia, dunque veramente c'è di tutto e di più. Pertanto, la risposta che io solitamente do è se l'accumulo lo montiamo tra 3 mesi, ok, oggi installo già un inverter predisposto per l'accumulo che ho individuato ora, ma per lassi di tempo più ampi assolutamente è sconsigliato, anche perché ormai tutti gli accumuli sono predisposti per essere installati su impianti esistenti, pertanto con qualsiasi tipo di inverter. Normalmente si fanno gli impianti standard con degli inverter standard, dopodiché, nel momento in cui si decide di installare un accumulo, a seconda della tipologia di accumulo, si trova il gestore di carica più idoneo per interfacciarsi con l'inverter esistente. Questo giusto come premessa sugli accumuli. Come funziona un accumulo? Sostanzialmente dall'impianto, scusate che attivo la freccetta, dall'impianto fotovoltaico io produco della corrente che viene immessa nel quadro di casa, che se ho qualcosa, la classica lavatrice, luce, comunque la corrente va prima di tutto nelle utenze di casa. Se invece ho dell'esubero, invece che andare in rete, andrà a finire nella nostra batteria. Cioè, sostanzialmente, il sistema cerca di azzerare lo scambio con la rete, ovvero quando ho produzione fotovoltaica farò questo percorso e andrò in batteria, quando non ho più produzione fotovoltaica e pertanto sarò di notte, il percorso sarà questo, cioè dalla batteria andrò direttamente in casa. Nel momento in cui ho caricato del tutto la batteria e dunque durante il giorno ho caricato la batteria ed è piena, in quel momento la corrente in eccesso verrà immessa in rete e così dicasi di notte, quando ho esaurito la carica della batteria, inizierò a prelevare dalla rete come se non avessi la batteria. Anche la batteria va dimensionata in base all'impianto fotovoltaico che è stato installato. Utilizzare, nella nostra esperienza, noi circa un anno e mezzo che utilizziamo batterie, nella nostra esperienza abbiamo verificato che installare delle batterie con accumuli molto piccoli da 2-3 kWh ha poco senso dal punto di vista economico, perché comunque il costo è più elevato di quello che potrebbe essere la convenienza. Dunque, normalmente per un 3 kW di fotovoltaico noi consideriamo almeno un 6 kW di accumulo elettrico. Vi faccio vedere una slide, vediamo, eccola qua, una slide un impianto montato agli inizi dell'anno. Questo qua cos'è? Una videata di aprile di un nostro cliente dove ha un accumulo da 6,4 kWh, dove si vede, usiamo sempre la freccetta, nelle prime fasi del giorno, cioè dalla mezzanotte fino alle 8 di mattina, più o meno quando viene fuori il sole, ha utilizzato la corrente che aveva accumulato il giorno prima, pertanto ha scaricato la batteria
in questa fase ha scaricato. Poi, con l'avvento del sole, pertanto con la produzione fotovoltaica, è andato a caricare la batteria, cioè questa parte arancione è la carica della batteria. Una volta che ho caricato tutta la batteria, vado in immissione, cioè la parte giallo chiara è l'immissione in rete. Alle 6 di sera circa il sole è calato e tramontato e ho incominciato a prelevare dalla batteria fino alla mezzanotte, poi vabbè, siamo andati al giorno dopo. Dunque, cosa è successo? Qua vediamo un po' tutti i dati riepilogativi della giornata. La nostra famiglia ha prelevato 240 wattora, cioè 0,2 kWh in un giorno, ha scaricato la batteria per 5.400, 5,4 kW, e ha caricato la batteria per altrettanti 5,4 e immesso in rete 4.000 wattora. Ecco, sostanzialmente questo cliente in questa giornata, sicuramente di sole, si è reso praticamente autonomo perché il prelievo è stato intorno ai 250 wattora. Ok, allora veniamo un po' alla convenienza economica, cioè dove va ad incidere la batteria? Va ad incidere su quello che abbiamo visto prima essere il risparmio dovuto allo scambio sul posto, cioè la quota che viene rimborsata, cioè che non mi viene rimborsata dallo scambio sul posto, i 9 centesimi ogni kilowattora vengono risparmiati dalla batteria. Qua ho reinserito il nostro specchietto che vi faceva capire un po' i valori precedentemente illustrati. Il costo netto dello scambio sul posto che era 0,09, ecco lì va ad incidere la nostra batteria, cioè va ad azzerare anche questo. Bene, vedo che ci sono delle domande sulle batterie. Allora, Davide ci chiede: in alcuni casi con questa tipologia di impianti posso diventare autonomo nella produzione energetica? A questo punto posso staccarmi dal gestore dell'energia? Allora, in teoria sì, esistono degli impianti che hanno anche un relè per potersi staccare dalla rete e creare il cosiddetto impianto in isola, cioè resto staccato dalla rete. Però c'è il problema che se ho 4-5 giorni di brutto tempo invernale, dove la mia casa è tutta e solo elettrica e la mia batteria ha esaurito la capienza, in quel momento ho bisogno della rete. Pertanto, teoricamente è fattibile perché le baite con gli impianti in isola esistono, funzionano, però bisogna capire un po' anche la gestione del kilowattore durante tutta la giornata, soprattutto bisogna gestire la mancanza di energia prodotta dal fotovoltaico nelle giornate di brutto tempo invernali. Però tecnicamente esistono. C'è qualcuno che dice: sì, io non mi faccio neanche l'allaccio all'Enel, per quelle 2 giornate all'anno che resto senza corrente, mi metto un generatore a benzina. Queste poi sono scelte da valutare molto bene. Alberto mi chiede: se batteria è carica, posso consumare l'energia prodotta in quel momento o devo per forza attingere da batteria? No, se io sto producendo e ho delle luci accese, quella luce mi va a prelevare dalla produzione fotovoltaica. Solo l'esubero viene immesso in rete, però se tu consumi più di quello che stai producendo dal fotovoltaico, la prelevi anche di giorno dalla batteria. Se torniamo alle slide precedenti, chiedo alla regia se mi può rimettere la slide, vediamo, ci arriviamo. Allora, torniamo indietro di
2, eccola qua. Allora prendiamo la freccetta verde, vediamo che ho sempre difficoltà a muoverla, eccola. Allora, in questi fossi che vedete sono dei prelievi, probabilmente per il piano di induzione che il cliente ha usato proprio in prossimità di mezzogiorno, probabilmente stava preparando il pranzo. Il fotovoltaico non riusciva ad alimentare da solo il consumo del piano di induzione e il sistema è dato ad attingere dalla batteria. Infatti, vedete che questi prelievi sono in corrispondenza proprio di queste fossette create nella batteria stessa. Dunque, anche di giorno io posso utilizzare prima di tutto l'energia prodotta dal fotovoltaico, in seconda battuta quella che ho accumulato nelle prime ore di giorno. Dunque questo è un esempio molto chiaro per rispondere alla domanda di Alberto. Torniamo, scusate, alle domande. Luca dice: quanto può durare una batteria del genere e poi cosa me ne faccio una volta che è esaurita? Intanto, esaurita come fine vita o esaurita durante la giornata? Poi vediamo se mi risponde. Allora, durare la garanzia di tutti i produttori è di circa 10 anni. Noi abbiamo montato Tesla, abbiamo montato LG, abbiamo montato altri produttori che ci danno comunque una garanzia di 10 anni. A fine vita è un problema, chiaramente, come tutte le batterie esauste delle automobili. Queste hanno tecnologia al litio e pertanto ci sarà il sistema di smaltimento. Sinceramente non so rispondere precisamente, cioè non c'è un consorzio di ritiro di questo tipo di batterie come è già stato creato invece nel mondo del fotovoltaico. Nel mondo del fotovoltaico ci sono già dei centri di raccolta dei moduli rotti o comunque quelli che vengono sostituiti, dove il percorso di smaltimento è seguito e certificato. Ok, pertanto sì, Luca voleva chiedermi proprio questo. Poi, quanti anni mi servono per ammortizzare la spesa di un impianto del genere? A 0,9 kWh ce ne vuole. Esatto, il problema di oggi di un accumulo elettrico sta proprio qua. Ad oggi, batterie che hanno una capienza oltre i 10 kWh hanno tempi di rientro, se tutto va bene, intorno ai 7-8 anni. Batterie più piccole, che chiaramente hanno un costo per kilowattora più elevato, hanno dei tempi di ammortamento, comunque di rientro più lunghi. Chiaramente la detrazione fiscale del 50% è possibile ottenerla anche su questi prodotti, però è auspicabile una riduzione di prezzo, che però sembra non avvenga così in breve tempo. Attualmente, ad esempio, ci sono rallentamenti nelle consegne di LG e di Tesla, che ci fa capire che comunque la richiesta è già molto elevata anche a questi prezzi. Pertanto, consegnano a 2, 3, 4 mesi di distanza. Bene, proseguiamo con. Dunque, noi siamo arrivati alle domande e partiamo con un breve filmato sulla geotermia. Prego la regia di inviarlo, così vi spiega un po' come può funzionare un impianto geotermico, poi ne parliamo insieme. Cos'è la geotermia? La geotermia sfrutta l'accumulo di calore che si trova ovunque nello strato più superficiale della Terra, ad una temperatura di circa 10-12 gradi centigradi. Esistono diverse tipologie di sonde: verticali, che raggiungono una profondità di 100-120 metri, orizzontali, che vengono stese ad una profondità di 1,5 metri.
Per far scendere la sonda più facilmente, viene applicato un peso ad una estremità della stessa. Viene poi calato un altro tubo all'interno dello stesso foro. Attraverso il tubo viene fatta colare una speciale miscela di cementi termoplastici, resistenti ai piccoli movimenti del terreno e utili allo scambio termico. Questo materiale riempie il foro in cui è stata inserita precedentemente la sonda. All'interno della sonda circola un liquido chiamato fluido vettore che scambia termicamente calore con il terreno circostante secondo un circuito chiuso senza prelevare né cedere liquidi. Questa temperatura recuperata dal terreno viene poi trasferita ad una pompa di calore che, tramite un circuito frigorifero composto da evaporatore, compressore, condensatore e valvola di espansione, innalza la temperatura. In questo modo è possibile riscaldare tanto gli ambienti di casa quanto l'acqua per uso domestico. Inoltre, invertendo il ciclo, si ottiene il raffreddamento degli ambienti. Riducendo al massimo la differenza di temperatura tra la sorgente di calore, il terreno e la distribuzione in ambiente, si ottiene la migliore efficienza di questi sistemi. In presenza quindi di sistemi di distribuzione a bassa temperatura, come i pavimenti o i soffitti radianti, l'efficienza è massima, con ottimi rendimenti e ridotti consumi. Tutto il sistema funziona elettricamente, senza bisogno di combustibili, di allacciamenti particolari, di canne fumarie, riducendo considerevolmente i costi energetici domestici. Viene dunque garantito un significativo risparmio energetico, in quanto per generare energia termica si consuma solamente il 25% di energia elettrica, mentre il restante 75% proviene dal terreno. I vantaggi della geotermia sono dunque installazione possibile in qualsiasi luogo, zero emissioni, assenza di collegamenti al gas, assenza di canne fumarie, unico impianto per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento. Bene, allora avete visto il video, penso sia abbastanza chiaro come funziona un impianto geotermico. Pertanto noi sfruttiamo come sorgente di calore il terreno. Il terreno può essere sfruttato con delle sonde. Le sonde non sono altro che dei tubi ad U, dove all'interno circola un fluido vettore, così chiamato, che non è altro che acqua glicolata, in modo che non ghiacci a bassissime temperature, e queste sonde possono essere fatte in verticale, cioè perforando fino a 100-120 metri la nostra superficie terrestre. Può essere fatta con sonda orizzontale, facendo uno sbancamento sul terreno, sdraiando dei tubi sul terreno, riposizionando la terra al di sopra, oppure può essere fatta ad espansione diretta. Questo è un sistema molto utilizzato in Francia, noi personalmente non l'abbiamo mai utilizzato, questo ad espansione diretta, dove viene posato sempre in posizione orizzontale, però invece che mettere un tubo in polietilene, un tubo in plastica, viene posato un tubo in rame, dove all'interno faccio girare proprio il gas refrigerante, quello del ciclo frigorifero. È un sistema appunto un po' delicato, dove bisogna anche fare attenzione molto alle pendenze del posizionamento dei tubi, perché tutto il gas e l'olio che gira deve ritornare verso un pozzetto, cioè un po' delicato. Però il rendimento di questa espansione diretta è sicuramente molto elevato, ma non ho esperienza diretta, come vi dicevo. Poi c'è l'acqua di falda, che nelle nostre zone della bassa friulana è parecchio utilizzato, dove ci sono i pozzi artesiani con l'acqua di falda che esce normalmente. Viene utilizzato uno scambiatore a piastre, cioè uno scambiatore che mette in contatto l'acqua di falda con il circuito frigorifero, e pertanto diventa una vera e propria sorgente di calore. Quali sono le situazioni migliori, dove rende di più il terreno? L'acqua di falda è sicuramente quella che rende meglio, anche perché, essendo sempre rinnovata come capacità energetica, ho sempre la garanzia di temperatura del mio scambio termico.
Poi la roccia ha una resa watt metro molto elevata. Per darvi un'idea di quanto potrebbe essere, un'acqua di falda potrebbe rendere anche 80-90 watt ogni metro. Beh, poi questo come metro di sonda verticale, se parliamo di falda, acqua di falda, questo valore un po', non ha molto significato. Comunque, parlando di sonda verticale, la roccia può rendere 80 watt metro, un terreno umido può renderne 50, un terreno asciutto invece scende a 20 watt metro. Pertanto, la sonda, la geotermia può essere fatta ovunque. Noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo fatta veramente da Tarvisio a Grado, senza problemi. Bisogna tener conto di che cosa trovo sotto il mio terreno quando vado a perforare. Pertanto c'è bisogno sempre di un intervento di un geologo che mi dica almeno orientativamente che cosa trovo come stratigrafia nel terreno e poi posso fare le mie valutazioni. Poi, durante la perforazione, viene fatto proprio un foglio con tutte le stratigrafie dove vengono segnati gli strati di roccia, di terreno asciutto, di terreno umido, e si fa un calcolo effettivo di quanto potrebbe rendere questa sonda. Esistono anche delle sonde test che vengono fatte all'inizio di un cantiere, solitamente per le abitazioni residenziali non ha senso perché fare una sonda test fine costa come fare la sonda vera e propria, conviene sovradimensionare leggermente la sonda stessa e fare un'unica sonda, però pensate a, non so, un impianto geotermico per un condominio dove vengono fatte 7, 8, 10 sonde, no? Il parco sonda è composto da più perforazioni, per determinare quante e a che profondità fare queste sonde, viene fatta una sonda di test. Dove appunto si realizza una sonda e si fa un monitoraggio proprio del rendimento di quel terreno. Dopodiché si procede per il calcolo del parco sonde normale. Ok, la geotermia ha, oltre all'handicap, diciamo così, prezzo, perché non è un impianto economico, ha anche un altro handicap che è un po' quello dello spazio che occupiamo nelle centrali termiche. Qua vi ho indicato solo gli elementi principali, la pompa di calore, il termoaccumulo e il bollitore, che come vedete occupa un bel po' di spazio. Dunque, nelle centrali termiche dove ho la caldaietta murale appesa alla parete e la centrale termica è 1 metro per 1,5 metro, chiaramente questi sistemi non ci stanno. Ho bisogno di una centrale termica che abbia almeno quei 10 metri quadri, 8-10 metri quadri, per poter far stare tutto un po' comodamente. Ok, il vantaggio della geotermia, pertanto, come anche diceva il video, è l'alto rendimento, un basso consumo. Non è influenzato dalle condizioni climatiche esterne, perché ad esempio le pompe di calore che scambiano ad aria, quelle più comunemente utilizzate anche nelle case nuove, quelle dove vedete la macchina esterna con col ventilatore e il compressore all'esterno, quelle scambiano ad aria. Pertanto sono influenzate dalle condizioni climatiche. Quando ho un tempo freddo e umido, hanno un rendimento decisamente più basso di una pompa geotermica che invece scambia sempre con un terreno che ha 10, 12, 13 gradi, sempre a un po' a tutte le profondità. Dunque, sicuramente è più costante nel rendimento e ha un ulteriore vantaggio che d'estate io posso fare il raffrescamento radiante in free cooling. Cosa vuol dire? Vuol dire che la pompa di calore è spenta. E io metto in contatto tramite uno scambiatore a piastre la sonda con l'impianto di distribuzione del raffrescamento all'interno dell'abitazione. Pensiamo a un impianto a pavimento o un impianto a soffitto,
dove l'acqua che circola sull'impianto a pavimento viene messa in contatto diretto dall'acqua che circola nella sonda. Questo fa sì che il raffrescamento avviene semplicemente facendo girare due circolatori, uno lato sonda e uno lato impianto. Il costo è veramente bassissimo. Poi ci sono delle complicazioni a livello di deumidificazione, che adesso non voglio entrare nel merito, anche perché ormai il tempo sta per scadere e volevo ancora parlare di un ultimo argomento. Comunque, questo è giusto per darvi un'idea di che cos'è la geotermia, che si può fare ovunque e che i vantaggi comunque sono molto molto elevati. Quando conviene fare un impianto geotermico? La convenienza chiaramente è dettata dal fatto che è un impianto mediamente costoso, pertanto viene fatto o nelle case grandi, superfici superiori ai 200 metri quadri, dove abbiamo anche la possibilità di erogare potenza, nelle case nuove in zone fredde, pensiamo a una casa, non so, a Tarvisio, sicuramente beneficia di più dell'aspetto invernale geotermico di una casa alla tisana. Magari quella alla tisana poi ne beneficerà d'estate, no? Però insomma, diciamo che nelle zone fredde, soprattutto dove c'è anche roccia, sono le condizioni ideali per l'installazione di un impianto geotermico. Ho inserito anche i condomini, ma per lo stesso motivo del primo punto, cioè dove abbiamo grandi superfici da riscaldare, la geotermia va benissimo. In un condominio poi verranno installate dei contacalorie per suddividere i consumi tra i vari condomini e pertanto una volta ogni anno, una volta ogni 6 mesi, vengono ripartiti i costi reali di consumo per ogni condomino. Oppure nelle ristrutturazioni di case esistenti dove c'è già la presenza di un impianto radiante, cioè dove ho la caldaia a metano, sì, ma con impianto a pavimento posso installare una pompa geotermica con dei risultati molto molto interessanti. Abbiamo finito la parte geotermica, pertanto vediamo se abbiamo domande sulla geotermia. Forse allora, Marco, quanto può costare un impianto per una famiglia media? Quali sono i costi di manutenzione? Allora, il dimensionamento di una pompa di calore geotermica va fatto in base al consumo dell'abitazione stessa, ovvero solitamente noi partiamo dalla bolletta del gas o dalla bolletta di quanto uno consuma in gasolio, trasformiamo i cubi acquistati in kilowattora ceduti all'abitazione. Dal kilowattora che la nostra abitazione necessita, determiniamo la potenza della pompa di calore. Perché è importante la potenza della pompa di calore? Perché questa determina la profondità e il numero delle sonde, che sono un po' il vero costo aggiuntivo di questo tipo di impianti. Dunque, se io ho una pompa di calore geotermica da 7 kW, mi basterà fare una perforazione da 100-120 metri, e pertanto con il costo di una perforazione. Ma se passo già a una pompa di calore da 10 kW, ho bisogno di due perforazioni. Per darvi un'idea, nel nostro ufficio siamo a Udine, abbiamo fatto 3 sonde geotermiche con una pompa di calore da 14 kW. È chiaro che l'incidenza dei costi è sicuramente elevata. Quanto può costare? Giusto per darvi un'idea proprio di massima, per un'abitazione che consuma 7-8 kW di potenza, no, scusate, che necessita una potenza di 7-8 kW, potrebbe costare intorno ai 20-22 mila euro impianto finito in opera con sonda, collegamento, pompa di calore, puffer, bollitore, tutto il sistema in opera. Ecco, dunque questo è un po' il costo. Quali sono i costi di manutenzione? In realtà la pompa di calore è come un frigorifero, dunque come un frigorifero della vostra cucina, non chiamate nessuno a fare manutenzione fin tanto che non si rompe. In realtà le pompe di calore, quelle geotermiche, comunque una volta all'anno è bene verificare le varie pressioni,
sia delle sonde che dell'impianto di riscaldamento e poi a seconda anche della dimensione delle pompe bisogna tenere dei registri per assolvere a determinate normative F-gas che comunque bisogna tenere un libro d'impianto, un libretto d'impianto anche per le pompe geotermiche. Per i costi di gestione, sì, comunque sono sicuramente più bassi di una caldaia tradizionale. Ok, io passerei velocemente all'ultimo argomento. Vorrei parlarvi di ricambio d'aria, perché comunque nelle case siamo partiti spiegando quali potessero essere, no, i futuri impianti nelle case molto, molto isolate. Questo sicuramente diventerà l'impianto principe delle case tendenti al passivo. Pertanto, partiamo con un video. Questo video non è spiegato, non ha l'audio, dunque è solo una raffigurazione di come funziona il ricambio d'aria all'interno dell'abitazione. Pertanto abbiamo un flusso d'aria che dall'esterno entra, dell'aria fresca, passa all'interno di un recuperatore cosiddetto, una macchina centralizzata, dove tramite dei tubi, questi tubi rossi, va ad immettere l'aria fresca nelle camere, nei salotti, purificando tutte queste zone. Pertanto la disposizione delle bocchette di immissione deve essere posizionata possibilmente in basso, lasciando le porte socchiuse ci sarà una micro ventilazione, un giro d'aria all'interno dell'abitazione. Pertanto queste zone rosse saranno quelle coinvolte dall'aria immessa e mentre nelle zone, nelle stanze cosiddette umide, come i bagni e come le cucine, posizioneremo delle bocchette di ripresa. Queste sono, come avete visto, sono posizionate in alto perché vado a captare sia la parte calorica, cioè la temperatura alta che si sviluppano in queste stanze, sia l'umidità che vado a generare proprio in bagno e in cucina. Dunque, l'aria in uscita passerà in questo recuperatore che mette in contatto senza però mescolare l'aria, li mette in contatto tramite delle lamelle, ecco qua si vede in questa raffigurazione, l'aria in uscita dalla casa con l'aria in entrata dall'esterno. L'aria in uscita cederà la componente termica a quella in entrata, pertanto l'aria che entra non sarà fredda, ma sarà riscaldata da quella in uscita, mentre l'umidità, i batteri, tutto quello che è l'aria viziata viene buttata all'esterno. Sono le tubazioni che poi vanno a raggiungere le varie bocchette, sono tutte tubazioni fatte con del materiale ad uso alimentare, pulibili. Qua fa vedere un po' delle bocchette che possono essere personalizzate, avere diverse forme, diverse cose. E pertanto il significato, l'utilità di un sistema di ventilazione è sicuramente purificare l'aria senza raffreddare l'abitazione. Dunque, la presenza di muffe vengono eliminate, le bocchette devono essere posizionate in determinati punti, chiaramente è tutto un sistema che va progettato ed è un sistema che viene utilizzato al 90% nelle case nuove. Però iniziamo ad avere anche delle richieste sulle ristrutturazioni, soprattutto lo vedremo dopo, quando in presenza di sostituzioni di serramenti io vado a chiudere quei piccoli spifferi, quei piccoli ricambi d'aria che vengono naturalmente generati dal serramento vecchio che non va in battuta, non va in tenuta proprio stagna come gli ultimi di ultima generazione,
e pertanto non c'è più questo ricambio e si crea la muffa. Allora, velocemente, che cosa serve un ricambio d'aria? Serve sicuramente a rinnovare l'aria nei locali. Sapete che la normativa per il ricambio d'aria impone un certo numero di volumi da ricambiare ogni ora. Allora, questo ricambio d'aria può essere fatto manualmente aprendo le finestre, tanti lo fanno, e chiaramente devi però ventilare. In qualsiasi situazione, sia quando fa tanto freddo fuori, quando fa tanto caldo fuori, e dunque in situazioni che vanno a mettere in crisi il nostro impianto di climatizzazione interno di casa. Come vedevamo prima, nelle case nuove gli impianti sono sempre più piccoli, con delle potenze in gioco anche molto molto piccole, parliamo di 5, 6, 7 kW. Contro i 30 o 35 delle caldaie che siamo abituati ad utilizzare nelle nostre case, pertanto capite che aprire le finestre quando fuori sono 0 gradi o meno 5 vuol dire raffreddare molto la nostra casa. Vuol dire che il nostro impianto, che è piccolino, deve correre tot ore per ripristinare le condizioni ideali. Il fatto di installare un impianto di ricambio d'aria con recupero di calore elimina il fatto di dover aprire le finestre in queste condizioni estreme. Con questo non voglio dire che siamo sigillati all'interno delle nostre abitazioni come Saratoga, che non possiamo più aprire le finestre, ma lo possiamo fare quando le giornate lo permettono, quando fuori sono 15-20 gradi, anzi, penso che aprire le finestre sia molto gradevole, scusate, molto gradevole e assolutamente da fare. Oppure quando di notte scende la temperatura d'estate e avete voglia di rinfrescare l'ambiente più velocemente, lo potete assolutamente fare lasciando che il ricambio d'aria comunque faccia il suo lavoro. Questo impianto è un impianto che viene lasciato in moto 24 ore su 24, pertanto lui lavora sempre, ha diverse potenze. Normalmente viene lasciata la prima potenza in modo che abbia un ricambio continuo, molto blando e silenziosissimo e senza spostamenti d'aria, oppure aumentare la velocità in caso che magari si faccia una festa in salotto e dunque abbiamo bisogno di ripristinare anche la salubrità dell'aria all'interno della stanza, oppure sto cucinando qualcosa che fa un po' di odore, aumento la velocità del ricambio e pertanto rinnovo l'aria più velocemente all'interno dell'abitazione. Il secondo punto è assolutamente importantissimo, cioè eliminare l'umidità in eccesso e altrettanto molto importante ridurre i batteri e l'inquinamento che si genera all'interno dell'abitazione, non solo con la nostra presenza, ma anche con tutto quello che ci portiamo dentro casa che potrebbe avere odori o degli inquinamenti che portiamo dall'esterno, lo portiamo dentro casa. Questo sistema ci rinnova e purifica tutta l'aria che ho all'interno dell'abitazione. Esistono anche dei filtri aggiuntivi che posso installare per migliorare la filtrazione dell'aria e pertanto anche questo è un impianto che va dimensionato, va studiato su misura. Chiaramente tutto senza alterare la temperatura interna. Come funziona? L'abbiamo visto nel filmato: ogni stanza ha una bocchetta di aerazione, alcune di mandata, altre di ripresa. Si crea un continuo e lento ricambio d'aria che tramite il recuperatore scambia con l'esterno e recupera il calore trasferendolo all'aria in ingresso. Il recupero termico è oltre il 90%. Ci sono dei test che hanno dimostrato che alcuni recuperatori arrivano anche al 95%. Vuol dire che se io sto buttando fuori l'aria che ha 20 gradi, l'aria in ingresso che mi entra che all'esterno è 0 gradi, riesco a trasferire il 90% della componente termica. Vuol dire che recupero praticamente quasi tutta la temperatura e avrò l'aria in ingresso alle bocchette di mandata, quelle del salotto, ad una temperatura di 18 gradi. Dunque la dispersione è veramente, veramente minima.
alcune foto di come vengono realizzati questi impianti, sulle case nuove chiaramente è molto più semplice perché possiamo operare in assoluta tranquillità, possiamo stendere i nostri tubi che possono essere circolari, diametro 75, diametro 90, possono essere come questi di sinistra, i cosiddetti flat, cioè bassi 51 mm e larghi, cioè sono di forma praticamente ovale o rettangolare e vengono utilizzati dove abbiamo degli spessori bassi o delle pareti, delle contropareti in cartongesso dove sono obbligato a restare nei 50 mm. Oppure abbiamo delle applicazioni anche su case esistenti. Questo è un altro tipo di ricambio d'aria, non è centralizzato, ma è cosiddetto puntuale. E viene installato dove si genera muffa. Come vi dicevo prima, sostituisco il serramento, non ho più il ricambio dovuto allo spiffero, pertanto nel bagno incomincio ad avere in questi angoli, qua riattiviamo la freccetta, eccola qua, vedete in questi angoli qua che si è formata già la muffa, no? Pertanto il cliente mi dice: ma io pitturo, coloro, faccio ogni anno il trattamento, ma l'anno successivo poi ritorna. Perché? Perché col serramento sigillato purtroppo il ricambio d'aria non è garantito. Questo è un sistema che facendo un foro sulla parete io riesco ad installare un recuperatore puntuale che sicuramente non recupera il 90%, però recupera un 50-60% della componente termica, lavora in espulsione e in immissione continua, cioè alternando l'ingresso e l'uscita dell'aria. All'interno, nella posizione centrale di questa macchina, trovo un pacco ceramico che fa da accumulatore di calore in modo che l'aria che esce lo riscalda, il quale va a riscaldare l'aria che rientra successivamente. E questo anda e rianda. In più, esistono dei modelli che hanno dei sensori di umidità che quando, ad esempio, faccio la doccia, aumento l'umidità al di sopra della soglia che io ho impostato, lui va alla massima velocità in espulsione, cercando di ripristinare l'umidità, ideale il più presto possibile. Ecco, questo è un sistema che nei condomini, questa foto tra l'altro è proprio di un condominio, viene utilizzata parecchio perché basta fare un foro, all'esterno si vedrà una griglia del diametro di 20 centimetri, all'interno vedete questa mascherina quadrata, e ci sarà chiaramente ha bisogno di un'alimentazione elettrica, qua si intravede, scusate, si intravede il cavetto. Questo qua è il filo elettrico che va ad alimentare, bisogna trovare una soluzione anche estetica, insomma, che non sia tanto invasiva, però è un sistema che assolutamente risolve il problema della muffa nelle case esistenti. Quando conviene, sicuramente nelle case nuove, quelle molto sigillate, in caso di sostituzione dei serramenti, come abbiamo visto nelle case esistenti. E in presenza anche di forti ponti termici, dove il ponte termico è quel punto dove il freddo dall'esterno viene trasmesso all'interno dell'abitazione e lì il punto freddo fa condensare velocemente l'umidità interna di casa e con l'andare del tempo l'umidità si trasforma poi in muffa e pertanto dà i problemi che conosciamo. Anche in questo caso la ventilazione meccanica non risolve il ponte termico, ma evita la formazione di muffa perché abbatte l'umidità. L'evoluzione, qua appunto, nelle case passive, diventerà l'impianto. Vi faccio vedere, una foto di una casa che abbiamo fatto dove il sistema viene integrato con delle batterie di pre e di post trattamento, dove appunto climatizziamo tutta l'abitazione. Questa è una centrale termica di una casa passiva qua in Friuli, dove il recuperatore, prendiamo la freccetta, allora, il recuperatore che è questo,
viene coadiuvato da una batteria di pretrattamento, in questo caso geotermico, dove l'aria in ingresso, prima di entrare nel recuperatore, passa in questa batteria, si preriscalda, entra nella batteria e prima di andare dentro casa passa in questa batteria di post-trattamento, dove io posso riscaldare ulteriormente l'aria di casa e pertanto compensare quella piccola perdita che abbiamo nel recuperatore, quei famosi dai 20 passo ai 18, tramite la batteria di post-trattamento reintegro i 21 per rimandare dentro casa l'aria calda e dunque io climatizzo la mia abitazione semplicemente con la ventilazione meccanica. L'acqua calda sanitaria viene fatta da questo bollitore con pompa di calore che mi fa l'acqua calda per farmi la doccia sia in estate che in inverno. Ecco, questo è un impianto per una casa passiva. Non esistono caldaie, non esistono grandi consumi, addirittura qua la potenza massima di questo sistema è intorno ai 2 kW e mezzo, pertanto veramente, veramente bassa. Ok, direi che ho sforato un po' il tempo, vediamo se ci sono le ultime domande sull'argomento. Allora, Davide mi chiede: ma devo tenere le porte aperte in casa per far girare l'aria? Diciamo socchiuse, socchiuse. Oppure se voglio chiudere le porte, devo mettere delle griglie di passaggio dell'aria, cioè comunque devo permettere una microventilazione tra una stanza e l'altra, assolutamente. Poi, chiaro, di notte o quando sono in bagno devo chiudere la porta, per forza di cose verrà chiusa assolutamente, non è che devo togliere le porte all'interno di casa per far circolare la ventilazione. Questa viene fatta, viene generata anche con le porte socchiuse. Quanto consuma un impianto di questo tipo? Mi chiede Luca, consuma veramente poco perché tenete conto che sono semplicemente due ventole all'interno del recuperatore, una che spinge l'aria dentro casa e l'altra che spinge l'aria verso fuori. Dunque sono due ventole, il consumo dipende da macchina a macchina perché anche qua esistono varie potenze con varie portate, ma indicativamente il tutto è intorno ai 100-150 watt di consumo istantaneo. Bene, direi che abbiamo finito. Ultime domande forse di Alberto. È necessario igienizzare l'impianto dopo anni? Direi di sì, tutti i tubi sono ispezionabili perché sia lato bocchetta sia lato collettore, cioè da dove partono, i tubi possono essere, arrivano a vista e io da una parte metto un aspiratore, dall'altra inserisco una sonda, una spazzola rotante dove vado a pulire tutto quanto, poi con degli spray igienizzanti, quelli che vengono usati anche per i climatizzatori, quelli posso uccidere tutti i batteri che ci sono all'interno e pertanto il sistema. Però posso garantirvi che si sporcano pochissimo perché esistono dei filtri davanti e dietro i tubi e dunque all'interno del tubo si ferma veramente, veramente poco, poco sporco. Bene, io ringrazio tutti. Passiamo, ecco, esatto, l'ultima è grazie. Saluti!